si è concluso con l'ultimo allenamento di ieri a Conversano, il raduno della nazionale Under 18 maschile al lavoro per preparare le partecipazioni al 13° campionato mediterraneo dell'handball di febbraio in Egitto e agli EHF Championship Under 18 di seconda divisione in programma ad agosto in Lituania. Buone indicazioni per il tecnico azzurro Freddy Radojkovic, che ha avuto modo di testare i 19 atleti convocati non solo nelle sedute d'allenamento previste ma anche nel corso di un match amichevole alla Pala San Giacomo, giocato e vinto con il punteggio di 28-26 contro una selezione composta da giocatori delle compagini di Conversano e Junior Fasano. Tante le rotazioni nel corso dell'incontro e varie soluzioni provate dallo staff tecnico azzurro, che individuerà poi da questo gruppo di atleti la rosa che sarà impegnata negli imminenti appuntamenti internazionali. La nazionale Under 18 ha inoltre assistito dagli spalti del Pala San Giacomo alla gara di qualificazione ai campionati mondiali tra Italia Senior e Romania giocata sabato scorso. Ieri mattina l'ultimo allenamento, poi il rompete le righe. Ma sicuramente è una generazione che ha tantissimo potenziale, è stata selezionata in maniera molto, molto particolare e ben fatta. Abbiamo aggiunto anche qualche giovane del 2000, se avranno la possibilità di dedicarsi in un futuro soltanto alla pallamano, questo sicuramente potrebbe essere la futura nazionale italiana.